Però io vi sto chiedendo una cosa, Alessandro, cioè sì, tutti questi regali, la mamma, il papà, la zia, la sorella, Francesca, Cleope, ma a me il regalo me l'hai fatto? Cioè, non è che voglio essere venale, però insomma è sempre Natale, un regalino, un pensierino, perché io te l'ho fatto un regalo a te. Bentornati in soffitta, dove il passato rivive e il fascino di un'epoca indimenticabile continua a farci sognare con la bellezza delle sue protagoniste. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna delle nostre avventure nel mondo della cultura pop degli anni 70, 80 e 90. Tu com'è? Lei con chi? Oggi ci tuffiamo nel mondo di una vera perla del cinema erotico italiano degli anni 80, la meravigliosa Claudia Cavalcanti. Nata a Roma il 5 agosto 1966, Claudia ha affascinato gli spettatori con la sua sensualità e magnetismo, lasciando un segno indelebile nella cultura pop italiana di quegli anni. La sua carriera inizia nel 1984, un periodo in cui il cinema di genere in Italia dominava le sale e Claudia non tarda a farsi notare. Il suo debutto avviene con il film Amarsi un po', diretto da Carlo Vanzina, una commedia sentimentale leggera dove interpreta il ruolo di Giada. Certo, in questo film non vediamo ancora la sua parte più audace, ma si può già intuire il carisma che l'avrebbe poi resa una delle icone sensuali dell'epoca. E direi veramente di sì, perché con l'avvento di queste giornate, l'avvento del caldo, devo dire la verità, viene proprio voglia di essere più bella. L'anno successivo, Claudia si cimenta in un ruolo decisamente più audace con L'attenzione, 1985, per la regia di Giovanni Soldati, in cui appare accanto a star del calibro di Stefania Sandrelli. Qui la nostra Claudia inizia a far parlare di sé anche per le sue apparizioni più piccanti, mostrandosi in scene che lasciano poco all'immaginazione. Ma è nel 1987 che Claudia raggiunge l'apice della sua carriera erotica con Il fascino sottile del peccato, diretto da Nini Grassia. In questo film la sua bellezza viene messa in primo piano, humor, regalandoci scene di grande sensualità che sono rimaste nella memoria collettiva degli appassionati del cinema di genere. E come dimenticare La trasgressione, sempre del 1987, dove Claudia interpreta ruoli audaci in un mix di dramma e erotismo. Qui si spoglia letteralmente dei freni inibitori, portando la sua interpretazione a un livello che pochi altri hanno saputo eguagliare. Forse i fan più nostalgici la ricorderanno per le sue performance in pellicole come Maladonna, 1984, di Bruno Gaburro, dove divide la scena con Paola Senatore. Questo è uno dei film che maggiormente esalta il lato erotico della Cavalcanti, immergendola in atmosfere intense e conturbanti. Qui Claudia incarna alla perfezione la figura della donna sensuale e provocante che ha reso celebre l'epoca d'oro dei B-movie italiani. Nel corso della sua breve carriera cinematografica, Claudia ha lavorato con grandi registi come Carlo Vanzina e Nini Grassia e ha partecipato a produzioni televisive e teatrali. Ad esempio, ha avuto un ruolo nella popolare serie Casa Vianello, insieme a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, dimostrando che la sua versatilità andava ben oltre il solo cinema erotico. Oltre al cinema, Claudia ha posato anche per diverse riviste a luci rosse, dove la sua bellezza ha incantato milioni di lettori. Le sue apparizioni sulle pagine patinate sono state l'emblema di un'epoca in cui l'erotismo non aveva paura di mostrarsi in tutta la sua forza visiva. Negli anni 90, Claudia ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo, allontanandosi dai riflettori per dedicarsi alla meditazione e a una vita più spirituale. Si è trasferita tra Bali e l'India, dove ha abbracciato il buddismo e ha trovato un equilibrio lontano dall'effimero mondo del cinema. Una carriera, quella di Claudia Cavalcanti, che anche se breve, ha saputo lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori. E voi ricordate una scena in particolare che vi ha colpito? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi alla Soffitta di Pippo per continuare a viaggiare insieme a noi nel mondo delle icone del cinema di genere. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e suggeriteci quale attrice vorreste fosse protagonista della prossima puntata. Alla prossima avventura in soffitta, dove i sogni di ieri continuano a vivere oggi.